Vuoi vincere una skin o dei V-Bucks gratis su Fortnite? Basterà iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici farai iscrivere, più possibilità di vincita avrai. Non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questo nuovo video andremo a parlare appunto di nuove possibili collaborazioni che Fortnite ci sta spoilerando, che in arrivo nella prossima stagione magari. E poi andrà a vedere la data di uscita della patch 13.20 su Fortnite, la prima patch di questa stagione. Quindi prima di incominciare col video ti ricordo di lasciare un bel like, iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, così sei sempre aggiornato su questi tipi di video e live con lo skin Nova Sbattaglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici, ma anche loro sanno queste informazioni. Quindi partiamo subito parlando di queste nuove possibili collaborazioni in arrivo nelle prossime stagioni. Infatti la Epic sta iniziando ad inviare una sorta di sondaggi sulle skin per dei personaggi dei fumetti. Questi dei fumetti e soprattutto dei DC e della Marvel, quindi di queste due categorie. Quindi Fortnite in questa lettera, in questa email che sta mandando, si può vedere praticamente un sondaggio tra molti personaggi famosi di queste due serie praticamente. Quindi in questi personaggi famosi, starete vedendo la foto ora a schermo, possiamo leggere molti personaggi famosi, tipo possiamo vedere Black Cat, poi i Guardiani della Galassia, poi possiamo vedere The Sandman, Colossum di X-Men, poi possiamo vedere Beast di X-Men e poi possiamo anche vedere Superman. Quindi se allarghiamo l'immagine si può benissimo vedere che in questo sondaggio la Epic ha messo in mezzo anche Superman. Quindi Fortnite probabilmente starà facendo dei sondaggi e vedere se gli utenti appunto possono piacere queste collaborazioni ogni stagione. Infatti come hanno fatto per Deadpool e come hanno fatto per Aquaman. Quindi prossima stagione potrebbe arrivare una collaborazione con queste skin, magari con la skin di Superman oppure con la skin di Black Cat oppure con una qualsiasi skin di X-Men. Non si sa ancora, abbiamo soltanto questo piccolo spoiler che appunto potrebbe dirci davvero tanto. Magari forte di ogni stagione starà pensando di mettere una nuova collaborazione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale collaborazione vi piacerebbe vedere, se quella con Superman, se quella con Black Cat oppure arriverà una con Spider-Man. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma adesso passiamo al prossimo argomento di questo video. Infatti come prossimo argomento andremo appunto a parlare dell'uscita, del giorno di uscita della patch 13.20. Infatti questa patch è stata unita praticamente alla patch 13.10, visto che Epic Games andrà in ferie tra il 3 luglio e il 12 luglio in teoria. Quindi ha unito queste due patch per dare più contenuti in questo lasso di tempo. Quindi questa patch dovrebbe arrivare mercoledì alle ore 8. Quindi si dice che arrivi mercoledì proprio perché secondo i file di gioco l'acqua della mappa dovrebbe abbassarsi mercoledì alle ore 9, quindi sarebbe appena i server andrebbero on. Poi potrebbe anche arrivare martedì, però si pensa molto di più mercoledì. Cosa aggiungeranno in questa patch? Sicuramente abbasseranno il livello dell'acqua alla fase 2, alla fase 1 praticamente, perché adesso siamo alla fase 0. Alla fase 1 questo sarà esattamente il confronto fra la mappa che abbiamo ora e la mappa che avremo dopo l'aggiornamento. Quindi si vedono pochi dettagli, praticamente la zona, qui sono i dettagli che cambieranno. Praticamente si abbasserà un po' l'acqua nella zona dei foschi, nella zona del pozzo, quindi non ci saranno tantissimi cambiamenti. Ricordo che con il passare degli aggiornamenti delle settimane l'acqua incomincerà sempre di più ad abbassarsi. Infatti avremo 8 fasi e mercoledì avremo proprio la prima. Quindi dovrebbe arrivare esattamente mercoledì, che sarebbe primo luglio, dovrebbe arrivare questa patch. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate sia del primo argomento che abbiamo parlato oggi, di queste possibili collaborazioni con Superman e con appunto le skin di DC e di Marvel. E fatemi sapere cosa pensate dell'arrivo di questa patch. Quindi se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e live con lo skin Nova Sbattaglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici, ma anche loro sanno queste informazioni. Noi ci vediamo a un prossimo video, una prossima live.